Ciao ragazze, bentornate. Allora, facciamo il video spacchettamento della campagna che si è appena conclusa, che è la campagna numero 1 di Avon, nella cucina. Sono già le 7:30 di sera, quindi ho dovuto accendere la luce artificiale e sono qua con il mio pile perché quell'anticipo di primavera che era arrivato è magicamente sparito e sono tornate piogge e temperature basse e quindi ho freddo e ho dovuto rimettermi il pile. Allora, facciamo un video su quello che mi è arrivato. Io ho già fatto i vari pacchetti per le mie amiche da consegnare e adesso vi faccio vedere. Dunque, sto registrando con il cellulare, quindi è un po' più piccolo il video, nel senso per farvi vedere bene le cose. Dunque, cominciamo subito, dai. Primo sacchetto, quello di mia figlia, non so se l'avevate già sentito la volta scorsa, voleva provare il nuovo siero. Nuovo siero che Avon mi ha mandato qualche campione, ma io ne ho presi tanti altri perché sono molto 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 curiosa di questo nuovo siero, che è questo siero alla vitamina C. Quindi ho preso dei campioni per provarlo anch'io e per farlo provare alle mie amiche. Il prodotto è questo qua. Eccolo qua, della ENU Siero Radiance Maximing Serum alla vitamina C. Dunque, dove è scritto in italiano? Siero potenziatore di luminosità. Per la tua pelle, la vitamina C di un'arancia al giorno. C'è un foglietto illustrativo all'interno. Franci, io apro, voglio vedere cosa dice. Allora, scusate, così lo vediamo anche. Ah, che carino, vedi? È arancione anche lui. Eccolo qua. Ha la pompetta. Bene, ne voglio provare un pochettino. Ah, come liquido. E guardate. Molto liquido, non me l'aspettavo. Buono il profumo. Ah, è liquido, ma lascia poi. È oleoso. Un siero. Vediamo un po' cosa dice il foglietto illustrativo. Dunque, Maximum Serum, vediamo un po' se troviamo la scritta in italiano. Applicare mattina e sera su pelle asciutta e pulita. Erogare 1-2 dosi e massaggiarle delicatamente sul viso con movimenti verso l'alto e verso l'esterno, evitando l'area del contorno occhi. Lasciare assorbire completamente prima di applicare l'idratante abituale. Infiammabile, infatti si sente un po', mi sembra l'alcol, tenere lontano da fiamme e fonti di calore. Bene, questo è, non si è ancora perfettamente asciugato, vedete che c'è ancora un po' di untuosità, ma non appiccica, eh? Bene, da provare sicuramente. Quindi, ok, rimesso a posto il siero. Poi l'altra cosa che ha preso, però questa non la voglio aprire, è questa, sempre della ENU, è un contorno occhi, Cream Contour de Yeux, Hydro Advance, crema per il contorno occhi, mattina e sera, massaggiare la crema sulla palpebra superiore, sull'area sottooculare e lungo le rughe a zampa di gallina e picchiettare delicatamente con i polpastrelli fino a completo assorbimento. Questo lei l'aveva già preso, anche se non ha rughe, perché ovviamente a 23 anni che rughe vuoi avere, ma come idratante della zona perioculare. E si è trovata benissimo e quindi l'ha voluto riprendere. Invece cercava un siero. Ma sinceramente i sieri, quelli in gamma sul catalogo, hanno dei prezzi non indifferenti.
Non li ho mai provati, saranno sicuramente più che validi, per carità. E sappiamo che insomma, i sieri hanno sempre un prezzo abbastanza elevato. Questo uscirà adesso, prossima campagna, quindi l'ho preso in anteprima per lei, ad un prezzo più che accettabile. Bene, questo è per lei. Poi, un'altra mia amica cosa ha preso? Vediamo qua. Tantissime hanno preso le matite questo mese perché c'erano promozioni sulle matite, sulle glimmer stick, e quindi tantissime hanno preso le matite. Non me le faccio vedere, sono le solite glimmer stick, però diciamo quelle un po' più luminosette, ecco. Poi cosa ha preso? Ha preso tre smalti, allora questo qua è il French Lilac, questi qua, questo è il French Lilac che è un rosa molto pallido, ce l'ho anch'io, eccolo, e è perfetto adesso per la primavera quando uno comincia a vestirsi un po' più pastello con le giornate primaverili, è perfetto. Poi questo è Decadence, ce l'ho anch'io, ed è un bellissimo viola con questo effetto qua, molto bello. Anche questo che indosso, che già ce l'ho da 3 giorni, comincia già ad andare via. Anche questo è di Avon, non mi ricordo come si chiama la tonalità. E poi ha preso questo che invece è un Black Magic, che è nero, tutto con queste, tutto shimmer. Guardate che carino che è. Dalla telecamera forse sembra grigio, ma è nero, tutto tempestato. Quindi anche questo è molto bello. Molto bello, sia invernale che estivo, secondo me. Poi ha preso un set da uomo di profumo, ha preso il Mesmerize Black, c'era il set profumo e questo che è Aftershave Conditioner, dopo barba, ecco qua. Questo qui è aperto, posso almeno sentire il profumo, è buono. Buono, una bellissima profumazione da uomo, da maschio. E questo è il profumo Mesmerize, vediamo cosa dice. Senti la forza dell'intenso tocco di questa passionale fusione di maschili note di pepe nero, seducente noce moscata e vivaci accenti di legno di cedro. Cioè, mi piace, lo prenderei già anche per me, nel senso per mio marito. Perché pepe nero, noce moscata, buonissimi. E qua ho preso 2 matite, una è Green Dream, la apro solo perché l'hanno chiesta almeno 3 persone, hanno preso la Green Dream. Queste, ah no, non sono le glimmer stick, queste sono le matite ombretto, shadow crayon, ecco, perché mi hanno preso tutte e due. Questa qua, guardate che bello, che bel verde, molto bello. Green Dream, questo è il sì, la matita ombretto, diciamo. E poi questa qua invece è chocolat, che dovrebbe essere più sul marrone, vediamo un po', si presentano così e così. Questa è anche molto bello, mi verrebbe già la voglia di prenderla anche per me. E voilà. Buono questo siero, lascia un buonissimo profumo sulla mano, devo dire. Ed è luminoso perché lascia la cute, diciamo, leggermente lucida, quindi sicuramente la luminosità che dice c'è. Bene, e questa è una. Ah, di questo cosa vi volete sapere i prezzi? Perché mi sono segnata qua. Allora, gli smalti venivano 2,99 l'uno. Le nuove matite, queste qua, ombretto, venivano 5,99 l'uno. Il set profumo più aftershave 16,99. E vi ho detto tutto. Poi, un'altra mia amica cosa ha preso? Allora, ha preso uno shampoo per capelli danneggiati, di cui vi ho già parlato tante volte, eccolo qua. Questo qua è Repair dell'Advanced Techniques, ottimo shampoo. Lei lo conosce benissimo, lei è una fan degli shampoo bagnoschiuma di Avon. Ha preso questo questa volta.
ristrutturante per capelli danneggiati e veniva a 3,50. Poi ho preso un reggiseno, che ovviamente non posso farvi vedere, è un reggiseno bianco, un po' a fascia. Adesso qua non si vede tanto, tipo quelli sportivi, tanto per intenderci, con un po' di con le coppe preformate, ecco. E questo reggiseno veniva 9,99. Poi ho preso, c'era la promozione anche sui sieri. Questi li ha presi della campagna precedente, perché la campagna scorsa era arrivato l'ordine troppo tardi, quindi li ho inserito nella campagna di adesso, ma questi prodotti fanno parte della campagna 18. Aveva preso 3 sieri che erano in promozione, 2 sono questi qua, sieri per capelli, eccoli, questi qua sono all'olio, al Moroccan Argan Oil, ecco. E questo qua invece è quello del ristrutturante che fa pandan anche con lo shampoo che ha preso. E poi ha preso un attrezzo leva comedoni, che è questo qua, che conosciamo bene, ha l'asola da qui e questo è un po' più puntinato dall'altra parte. Serve appunto per estirpare i comedoni. E poi ha preso anche lei quella famosa matita per sopracciglia di cui sopra vi parlavo nello scorso video. Mettiamo di nuovo a posto. Bene. Poi seguo qua il mio elenco. Allora, scusami, ho che si è piazzato qua sopra il gatto a dormire sulle cose. Ti puoi spostare? Scusa, Allora, questa mia amica qua ha preso invece 2 borse bellissime. Vi faccio vedere subito. Allora, la prima è questa, che è una bella borsa molto capiente, grossa, con i manici, ha le borchiette metalliche qui di fianco, è proprio una bella borsa che si chiama Elery Work. Quindi qua la dà come borsa da lavoro, perché effettivamente ci sta anche il portatile, ci sta tutto qui dentro, e veniva 17,99. Non voglio aprirla perché appunto non è mia, però bella. E poi l'altra cosa, scusa, ti sposti, l'altra cosa che mi ha stupito, l'altra cosa che mi ha stupito è lo zaino che ha preso, cioè uno zaino bellissimo, cioè io non ci avevo neanche fatto caso più di tanto. È grande, è blu a pois, sì, blu scuro a pois, con le cerniere corallo. Anche questa qua sopra è corallo, questa, ma è proprio grande e capiente, cioè sembra quasi uno zaino da portarsi per fare le gite, uno zaino scolastico, uno zaino proprio bello capiente. E questo veniva 7,99 euro. Io non l'avevo visto, è proprio carino e economico. Neo, ti sposti, che rompiscatole. Poi ha preso un orologio da uomo, che però è chiuso nella confezione, non ve lo posso far vedere, un orologio da uomo che costava 10,50 euro. Vediamo un po', no, lo apro perché non è sigillato. Vediamo se poi riesco a rimetterlo dentro. Ah sì, c'è tutta una pochettina. Carino, molto carino. Guardate qua. Molto bello. Molto, molto bello. Bello, e anche questo l'ha pagato pochissimo. È ben confezionato. Rimettiamolo qua nella sua confezione. Prima, questa qua con le bolle. Poi ha la confezione, ecco, di velluto, e poi ha questo, e voilà. L'orologio uomo veniva 10,50 euro, cioè veramente brava, perché hai comprato un sacco di cose a poco prezzo e tutte una più carina dell'altra. E poi ha preso un trattamento, questo qua della Footworks alla lavanda, che è un trattamento per la notte, un trattamento alla lavanda per la notte. Questo anche sono curiosa di sapere come si troverà, da mettere sulla sera, bellissimo. Trattamento lavanda notte veniva 3,99.
E gli altri prezzi ve l'ho detti, pochissimo. Lo zaino 7,99, veramente. Poi un'altra mia amica ha voluto fare la scorta delle BB cream, perché lei si trova benissimo con le BB cream, queste dell'Avon True, sia con quelle Radiance che con quelle matte, e ve le faccio vedere. Queste sono le due Radiance, queste arancioni, invece questa qua verde e quella matte. Skin Perfecting, hanno anche un fattore di protezione solare di 15 e lei si trova benissimo. Le piacciono più queste che non usare il fondotinta, si trova bene, le aveva già prese una volta una, una volta l'altra, stavolta ha fatto scorta. E venivano 6,99 l'una, quindi anche un buon prezzo sicuramente. Poi andiamo avanti. Un'altra mia collega, scusate che mi avvicino un attimo, ha preso un deodorante da uomo, questo qua, Fresh, 48 ore, e poi ha preso un foam per i capelli, che vi faccio vedere, della Remington, marca ottima. Ecco qui il foam, 2000 watt, cosa dice? Aspettate che lo tolgo dal pacchetto un attimo. Design compatto, 2000 watt, due velocità per tutti i capelli, due anni di garanzia più uno extra, e veramente molto molto bello. E anche questo l'ha pagato 25,99 il phone e 2,50 euro. Non è un fondo viaggio, è un phone normale però compatto. Poi cosa c'è? Ah, un'altra mia collega invece ha preso un illuminante che vi faccio vedere. Avevo terminato i sacchettini piccoli di Avon, ho comprato questi, questi che sono proprio piccolissimi, e poi ho comprato questi qua che sono diciamo, leggermente più grandi ma sempre piccoli, perché avevo terminato i sacchetti e li ho trovati. Carini sono anche questi, se uno va a consegnare appunto un solo prodotto, un rossetto, così vanno benissimo. E questo è Ice Princess ed è praticamente un illuminante per il viso. Volevo aprirlo ma non riesco, lasciamolo pure lì. Questo veniva 7,50 euro. Poi andiamo a vedere cosa ha preso la mia amica. Vediamo un po' se il suo sacchetto è questo, perché avevo già diviso. Sì, deve essere questo. Allora, mi ha preso due detergenti di questi qua, due in uno, fantastici. Prima o poi veramente devo prenderli, perché solo che ho tanta roba da utilizzare e mi sono ripromessa di utilizzare le cose che ho. Prima di acquistare altro, quindi ha preso due di questi. Poi ha preso un pennello, questo qua piccolino, da correttore dovrebbe essere questo, sì, per il concealer, certo, per il correttore. La volta scorsa aveva preso il correttore. Poi cosa ha preso? Ha preso anche lei le matite, la matita ombretto, la Green Dream, quindi quella verde, era veramente molto bella. Poi ho preso degli orecchini, andiamo a sbirciare come sono. Orecchini, come si chiamano questi? Ferragheo Jacket, wow, sono geometrici, triangolari, eccoli qua. Guarda come sono luccicosi. Belli, belli, eleganti, molto belli, brava. Quindi ha preso questi orecchini e poi ha preso, qua cosa c'è? Gli occhiali, mi pare, occhiali da sole, eccoli qua, Esther, vediamo come sono fatti. Dentro hanno sempre la loro custodia, wow. Allora, questa è la stanghetta e questi sono gli occhiali. Carini, eh? Sono carini!
belli. Scusa, Claudia, non resisto. Ma Claudia so che me li fa provare. Cioè, carini, vabbè, lasciamo perdere l'etichetta. Bellini, sì sì, brava, brava. Ha fatto proprio bene a prenderlo. Bene, e mi sembra che vi ho fatto vedere tutto di quello che ha preso lei. Gli orecchini, gli occhiali, il detergente 3 in 1, il pennello e la matita. E ok. Mettiamo via. Poi, andiamo avanti. C'è un'altra che ha preso altre due matite che non vi faccio vedere, Smoky Diamond. Ok. Poi, un'altra persona invece mi ha preso. Si fa per dire, ha voluto prendersi un fondotinta, il mio Must favoloso Extra Lasting, questo che mi piace tanto, medium beige, è anche il mio colore, quindi lo conosco benissimo e ne parlo sempre bene. E poi si è presa due matite della Glimmer Stick, ecco, Diamond Eyeliner, una nella colorazione Twilight Sparkle e l'altra Smoky Diamond, e poi si è presa anche lei l'ombretto, matita ombretto nella colorazione Green Dream, anche lei, quello che vi dicevo, che in tante hanno voluto provare questo nuovo ombretto a matita. Voilà. Basta per loro, basta così. Dunque, io cosa ho preso? Vi faccio vedere che cosa ho preso io. Innanzitutto ho voluto prendermi un pigiama. Eccolo qua, pigiama di Marilyn Monroe, perché, scusate, io e Marilyn, proprio, gemelle siamesi. Quindi ho voluto prendere il pigiama. Vediamo un po' di aprirlo. Spero che non ci sia tanto rumore di spacchettamento di nylon, perché mi dà sempre fastidio. Allora, i pantaloni sono lunghi e sono di cotone e hanno tutti i baciotti, eccoli qua, non hanno l'elastico al fondo, hanno l'elastico in vita, ecco. E poi la maglietta invece, tanto il mio lo lascio fuori così vi do una sciacquata subito. La maglietta è una maglietta a maniche corte con il viso della Marilyn, con il suo bel rossetto, eccolo qua, Norma Jane as Marilyn, eccola, carino. La taglia ho preso una 44-46, io sono una 46, spero che vada, ma direi di sì, dai, perché qua ce n'è. Ok, carino, bello, bel cotone, come sempre i tessili di Avon non si smentiscono mai. E questo mi sembra di averlo preso, che era in offerta, non so se per noi presentatrici le offerte, sapete, per noi quelle di fine catalogo, quelle cose lì. Vediamo cosa mi dice. Sì, Marilyn Monroe pigiama, ok. Ne avevo chiesto anche un altro, ma all'Ibiscus, ma è esaurito, non più disponibile. Poi mi sono presa un reggiseno, che vi faccio vedere, eccolo qua. Si chiama Casa di Rosa. Ho preso questo color bordeaux, un po' più diverso dal solito. Vediamo. Ah, che bello che è. Fatto così. Con le coppe così, c'è anche questo pezzo di pizzo qua sopra. Bello. Con questa fascia laterale bianca con i fiorellini. Bellino, no? Abbastanza larga la fascia sotto le ascelle, in modo che non faccia tanto salsicciotto. Bellino, a me piacciono così. Anzi, questo è già fin troppo imbottito, perché praticamente ha metà imbottitura sotto, però è per tirarle su, per tirarle su.
Va bene, anche questo lasciamolo fuori. Bellino, bellino, sì. Questo quanto l'avevo pagato? Non so, l'avevo sempre preso in... a 9,50€ in offerta, comunque un reggiseno 9,50€. Poi mi sono presa una spazzola, spero di non attorcigliarmi tutta la testa con questa spazzola, anzi chiedo a coloro che l'hanno già utilizzata se possono dirmi qualcosa, ve la faccio vedere. Apriamo la confezione. Questa è da strappare. E la spazzola rotonda, eccola qua, è dell'Advanced Techniques, molto bella, un bel manico fatto bene, non scivola, molto carina. Dovrebbe servire per arrotolare i capelli e fare quelle onde che mi aveva fatto la parrucchiera quando mi sono tagliata i capelli, che avevo fatto questa piega, per cui era un po' tutto a onde. Si dovrebbe prendere appunto la ciocca e girarla così. Ora, se qualcuno l'ha già usata, se mi può dire bene come funziona, sarei grata. L'avevo vista parecchio tempo fa sponsorizzata questa spazzola, non proprio questa, di altri marchi, e quindi adesso l'ho ritrovata qui e l'ho voluta prendere. È bella cicciottosa, cioè guardate com'è grossa, me l'aspettavo più piccolina, invece è un fungo bello grosso. Ho anche il microfono, quando posso fare la scema davanti allo specchio a cantare, questo va bene. Ok, poi cosa ho preso? La spazzola, ho preso questo che per mio figlio, che è Avon Free. Questo qui è sia per i capelli, doccia e capelli, tutto in uno, perché lui non ha tempo da perdere e quindi vuol fare tutto insieme. E l'ho usato, ha un profumo buonissimo. Lui ha già il profumo, questo qua è il Free, è veramente è uguale. Quindi mi sembra che le cose da uomo siano più profumate e più persistenti. Poi mi sono presa una matita, perché ne avevi bisogno, no? Ma volevo provare questo qua, della Glimmer Stick Bright Eyeliner Cobalt Cool. Ce l'aveva, mi pare, la modella. Allora, Glimmer Stick, eccolo qua, il colore, questo blu. Eccolo, facciamo la riga. Allora, di brightening non ha niente, perché non c'è niente che luccica. È blu, un bel blu, che secondo me anche sugli occhi castani sta molto molto bene. Ho fatto la riga un po' più spessa se uno vuole sfumarla un po' sulla palpebra, oppure la linea fine da utilizzare proprio come eyeliner. Me l'aspettavo più sberluccicoso in realtà, perché Bright Eyeliner mi fa presumere quello, ma tutto sto sberluccicamento non lo vedo, anzi proprio per niente. Comunque il colore è blu, quello che volevo, e va benissimo. E basta, poi mi sono arrivati i cataloghi, questi qua. Io, siccome quelli della campagna prossima li avevo già, ho preso questi che sono di due campagne. E questa è la campagna 3, che sarà fine aprile-maggio. E qua ci sarà la nuova collezione di bronze liquido e in terra, perché comunque si avvicina l'estate e ok. Poi, oltre ai campioncini che vi ho fatto vedere prima, ho preso anche questi qua come campioncini da far provare e da provare, perché questa è una linea che mi era piaciuta moltissimo quando era uscita ed è un po' sottovalutata secondo me. Ha degli ottimi prodotti. E niente, ho preso, sono tutte wake up cream, quindi tutte creme da giorno, per provarle, per farle provare anche. Questo è un SPF 25, quindi perfetto per, diciamo, anche per la stagione più calda e per tutti i tipi di pelle. Va molto bene per le pelli giovani anche, e quindi c'erano tanti prodotti, il tonico era molto buono anche di questa linea. Quindi ho voluto prendere questi e questi sieri, quindi mi sono dedicata alla skin care del viso come promozione. Sempre
tenendo presente che non ho ancora provato la mission, ho preso quei campioncini la scorsa volta, non li ho ancora messi in uso, quindi mi riservo sempre di utilizzare quelli e di dirvi poi come mi trovo. Bene, il video dello spacchettamento finisce qua. Ho aspettato praticamente l'ultimo giorno per fare l'ordine, quindi insomma mi è arrivato anche presto stavolta. A volte ci mette un'eternità, a volte in 2 giorni è arrivato. Quindi bene, sono contenta, vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Un bacione a tutte.